ben arrivati a questa nostra diretta del venerdì sul mio canale YouTube. Un saluto a tutti, iniziata giusto un paio di minuti prima, così intanto ne approfitto per salutarvi. Ringrazio tutti voi che parteciperete adesso dal vivo con noi, che interagirete anche con la Chiaretta che sta dall'altra parte. Ciao! Eccoci, e ringrazio anche tutte le persone che vedranno poi il video successivamente. Oh, che bello stare qui con voi, anche se stiamo morendo di caldo, però è sempre bello. Tanto immagino che anche voi, a meno che non siate in montagna in questo periodo, insomma, è così. E proprio perché fa caldo, oggi vi vorrei proporre un'insalata di, in questo caso oggi ve la propongo, di farro, ma potrà diventare un'insalata di qualsiasi tipo di cereale vogliate voi utilizzare o avete in casa, quindi di riso, va bene un'insalata di couscous, di orzo, di pasta anche, perché no? Quindi io vi voglio dare un'idea sul condimento, che è tutto a crudo, ok? Quindi una volta che avete cotto la vostra insalata, la vostra pasta o nel mio caso il farro, tutto il resto è a crudo. Va bene? Perfetto. Si stanno collegando Chiaretta, anche se un paio di minuti prima, e vabbè, abbiamo anticipato perché poi dobbiamo tutto di corsa. Allora, partiamo dalla cottura del farro. Allora, io ho utilizzato farro semiperlato, che vuol dire che è già stato privato in parte della cuticola esterna, quindi ha una cottura, una via di mezzo, un po', insomma, non è perlato del tutto, quindi avrà circa 20 minuti di cottura. Comunque voi leggete sempre le indicazioni che sono riportate fuori nella confezione, ma c'è un trucchetto per accorciare i tempi di cottura, metterlo un pochino a bagno, quindi voi dovete aprire la confezione, lavarla bene, ma c'è scritto di solito, queste specifiche vengono fatte dal produttore, la lavate bene, poi la tenete a bagno il farro nell'acqua che scorre dal rubinetto, quindi fredda, non calda, almeno una mezz'oretta. In questo modo voi accorcerete notevolmente i tempi di cottura. Ora dipende sempre dal vostro farro, quindi andate a controllare, ma delle volte si cuoce anche in 10 minuti. Okay? Ok, quindi rispetto ai 30 abbattete le tempistiche di due terzi. Ok, poi controllate ogni tanto, andate a vedere. Partite sempre da acqua fredda, quindi mettete il vostro farro, una volta che è riposato in acqua, lo scolate dall'acqua del riposo, mettete altra acqua nuova nella pentola, acqua fredda, e lasciate che vada poi in ebollizione. Salate gli ultimi 2-3 minuti. Io consiglio di non salate prima, perché il chicco diventa un po' troppo duro, ma se non lo salate affatto tende poi a sfappolarsi, quindi voi quando vi accorgete che più o meno il chicco sta per cuocersi, andate a salare. Va bene? Perfetto. Potete aromatizzare la vostra acqua, questo è il mio amico chef Barzetti che me l'ha insegnato una volta venuto a casa al mare da me, ha visto che avevo delle alloro, naturalmente sapete lui è mister alloro, ha preso delle foglie d'alloro e le ha messe direttamente nell'acqua di cottura del farro, perché già in questo modo andrete a profumare il farro con appunto erbe che avete magari a disposizione nel vostro balcone o nel vostro giardino, e già profumerà di buono, è già buono da mangiare così. Va bene? Spero di avervi dato anche qua delle idee. E dopo la cottura il farro risulterà in questo modo. Mi sono dimenticata di prendere tutte le posate, quindi le prenderò mano a mano. Vedete? Non c'è bisogno di ungerlo. Quando questo ormai si è già anche raffreddato, non è come la pasta che magari un filino d'olio. Questo lo lasciate così, non si attacca, non si appiccica. Va bene? Certo. Farro, sviscerato il farro. Ora mi metto gli occhiali perché si passa alla cucina e a tagliare. Prendete delle vostre zucchine. Allora, intanto guardate qua che belli ingredienti che abbiamo messo insieme con la consulenza di Chiara. Allora, spinacino che può essere sostituito anche dalla rucola se vi piace. Io oggi per cambiare ho messo gli spinacini. Poi dei ceci che sono un po' il nostro apporto proteico del piatto. Pomodorini secchi sott'olio che li prendete dal vasetto, li scolate e ve li preparate. Qualche mirtillo se ce l'avete. Se non avete il mirtillo, qualche fragola, una pesca un po' che non è molto matura, capito? E quindi va benissimo. I pinoli, che è l'altra cosa che va leggermente, dovete accendere il gas e state attenti a non bruciarli come ho fatto io, tostati, che
è una parte di frutta secca, potete mettere anche le mandorle se le avete in casa. Pinoli danno un buon sapore, ma vanno bene anche le mandorle. E adesso veniamo alle nostre zucchine. Qui vedete del pecorino, ma è un optional. Zucchine, guardate io che cosa ho fatto. Le ho tagliate, non troppo sottili, vedi, perché devono essere poi rimanere croccanti, però le ho messe sotto sale in modo che mi abbiano, vedete, hanno rilasciato tutta l'acqua, gran parte dell'acqua, sì, di vegetazione. Ok, allora adesso cosa faccio io? Le prendo e le vado già... Le strizzi. Non tanto, perché poi si deformano, vedi, un pochino, così, perché queste sono state, diciamo, 20 minuti, eh. Ok, quante zucchine sono? Sono tre belle zucchine. Io tre belle zucchine, faccio un assaggio. Cosa stai facendo tu? Sì, sto testando la qualità degli ingredienti. Brava Chiara. Allora, tre belle zucchine come queste, vedete, se usate, allora importante che le zucchine siano belle fresche, perché se le zucchine sono fresche, non sono amare, sono piacevolissime e si mangiano così, crude, non c'è bisogno di cuocerle. Certo, se sono zucchine vecchie e amarognole, cioè non sono buone né da mangiare crude, ma neanche da mangiare cotte. Senti, eh? Ma quando tu le lasci sotto sale, usi sale fino o sale grosso? Fine, sale fino. Poi guardate, li taglio proprio a bastoncini, perché questa è la parte, cioè sono già buone da mangiare così, quindi non le dovete cuocere, poi soprattutto adesso che fa caldo. Sono buonissime, gli togliete un po' l'acqua di vegetazione e un po' il sale, gli dà anche già quell'idea di cottura, che poi non è cotta, però guardate, io ne ho messe parecchie perché così andrà a rinforzare questa nostra insalata. Poi se voi proprio dite no, io le preferisco cotte, cuocetele, però devo dirvi la verità, insomma, così sono l'ideale. Ok, poi queste zucchine le andiamo subito ad aromatizzare. Buone. Le hai già sentite? Sì. Scusa, recupero questa. Quindi stiamo facendo un'insalata di farro in questo caso, ma potete usare anche riso, couscous, quello che vi pare, pasta, con tutti gli ingredienti crudi, all'eccezione, vabbè, dei pinoli che abbiamo tostato, ma potete anche non metterli. Sono facoltativi. Con le mandorle, quello che volete. Quindi abbiamo il farro, abbiamo spinacino che potete sostituire con la rughetta, ceci, pomodori sott'olio, i mirtilli, i pinoli, delle zucchine e abbiamo detto il pecorino, che potete anche non mettere se volete fare un piatto vegano, ed è buonissimo. Non so se anche lo metterò anch'io, l'ho preso perché insomma dà un po' più saporito, ma è veramente, l'hai assaggiato tu com'era, senza pecorino? Buonissimo. Allora, quindi siamo partite dalla cottura del farro. Esatto, poi abbiamo messo tre zucchine tagliate non troppo sottili sotto sale, una mezz'ora sotto sale, poi le abbiamo strizzate, tagliate a pezzettini, menta, ok? Menta, insomma 4, 5, 6 foglioline ci vogliono. Poi andiamo a spremere un po' di limone, così. Andiamo proprio in modo che già le zucchine prendano un bel sapore, perché dopo tutti gli altri ingredienti ce l'hanno, ma le zucchine, come sapete bene, non è che hanno tutto questo, no, sapore di loro, ecco perché piacciono forse, perché sanno di poco. Però noi le andiamo ok. Una volta che ci abbiamo messo qui, se volete potete mettere anche aglio, io qua non l'ho messa, l'ho lasciata... le lascio abbastanza, non le vado a salare perché comunque un po' di sale è entrato all'interno della zucchina. Guardate che questo è già un contorno meraviglioso, eh? Se voi vi portate a tavola queste zucchine con un po' di formaggio, una mozzarella, così le avete già, ecco, magari qua ci mettete uno spicchietto d'aglio come contorno se vi piace, e sono già pronte. Ok, e le lasciamo insaporire, così quando le andremo ad aggiungere sono già belle e buone di suo. Adesso andiamo a tagliare i pomodorini. Anche qui di pomodorini vi regolate un po' voi in base al gusto, certo è un po' la spinta del piatto, quindi non lesinate, mettetene, ok?
pomodorino si sente perché ha quel bel sapore un po' acidino, poi saporito perché sotto sale, sono quelli secchi. Quindi, vero Chiara? Cosa senti tu di buono? Cosa stai mangiando? Tindi, sono una droga per me. Che ci dicono le nostre amiche? Sta piacendo. Leggi molto. Qualcosa? Ecco, allora questa diciamo che non è la ricetta banale di insalata, di non la banale, comune, quelle che ormai conosciamo, insomma, io cerco sempre di darvi delle idee in più, perché poi dopo se volete ricette più rassicuranti e più viste, insomma, alla fine si trovano con poca difficoltà, no? Dappertutto. Mentre io cerco sempre di proporvi un po' quel qualcosina in più che poi si dice, ecco, ho seguito Natalia perché mi ha dato l'idea, un'idea diversa dalle altre. Posso dire? Posso fare un po' di pubblicità? Certo. Sono stata un po'... perché altrimenti adesso c'è di tutto, di più. Insomma, almeno facciamo... noi ci distinguiamo ancora per il piacere di mangiare cose buone e particolari. Ok, direi che adesso più o meno potrebbero bastare questi. Poi nel caso, quando mescolo tutto, se vedo che ce ne vuole ancora un po', io vado ad aggiungere. Prendo una boule. Sì, col tovagliolo che mi allora, Eliana dice che sì. Lei non ha i pomodori secchi. Secondo te viene bene anche con i pomodori freschi? Sì, va bene anche con i pomodori freschi. Eliana, togli però la parte di vegetazione, l'acqua. Viene buonissima anche così. Poi tu lo vai a aggiustare, magari se usi i pomodori freschi, se c'è un pochino di formaggio, che se ti piace, un po' di grana, un po' così. Oppure puoi mettere due olive, ok? Perché il pomodoro secco ha un gusto più concentrato rispetto al pomodoro fresco, ma va benissimo. Allora, iniziamo con il condimento. Mettiamo una bella, io queste sono ceci in scatole, ce l'ho messa tutta un'intera. L'altra volta li ho cotti io, però oggi, cioè a casa, no? Quelli che abbiamo mangiato ultimamente, Chiara, mi ero cotti io, però adesso no, l'ho fatto così. Allora, andiamo a mescolare. Poi adesso, perché poi la ricetta è finita, che bello, cioè si deve far così ed estate, però magari vengono gli amici, uno vuole fare qualche cosa di diverso, poi questa si riposa un po' e ancora più i sapori si amalgamano, e guardate, lo sapete che ormai chi mi segue sa che io metto più condimento rispetto a... cosa c'era? Scusate, mi è venuta in faccia. Ah, hai fatto fare un sobbalzo a tutti, eh? Ok, sì, adesso caldo, mettiamo un pochino d'olio che non l'ho praticamente messo, quindi andiamo a condire con olio, e che deve condire tutto, quindi insomma approfittiamo di... Vamos. Sì, poi l'andremo a assaggiare, no? E se ci... allora, noi abbiamo salato tutto, perché abbiamo salato il farro alla fine cottura, abbiamo salato le zucchine, i ceci non hanno bisogno, i pomodori sono già sapidi, io di sale adesso non ne vado a mettere, dopodiché... vediamo. Esatto. Allora, questo poi sai che fine fa, eh? Lo porti a Laura, spero. Esatto. Questa basta bella insalata, che... visto che ho dei ragazzi al mare, e è appena... poi finiamo la diretta, più tardi li vado a raggiungere, e questi se la portano, penso... sono sempre molto, gradiscono sempre le mie ricette. Allora, vedete che bella che è, guardate com'è già bella. Se voi la volete preparare prima, vi fermate qui. Okay. All'ultimo minuto andrete, io adesso ve li aggiungo e va bene lo stesso, però perché rimangono, allora anche i pinoli rimarranno croccantini, non vanno a prendere l'umidità, anche i mirtilli e soprattutto l'insalata, ok? Uh-huh. Allora adesso però noi l'aggiungiamo, vado a mettere un po' di pepe che ci vuole, poi cosa faccio? Io l'assaggio, perché devo comunque rendermi conto, perché questa sera non voglio fare brutta figura, cioè i colori sono stupendi, eh? Sai che arriva il profumo della menta? Che ne ho messa, ma non ne ho messa tanta. Tra l'altro quella che ho usato è una menta al lime, ho visto. Allora assaggia. Buonissimo. Un po' di sale. Quando arriva la menta è buonissima. Cioè, se le zucchine riuscivamo a farle insaporire ancora un po' era meglio, ma questo è il mio cucchiaino, lo mettiamo qua. Ok, allora andiamo ad aggiungere i
mirtilli, un pochino che ci stanno da benissimo. Guardate che la frutta nei piatti salati è il top. Sì, sì, poi fa anche molto bene. Vero? Guarda che belli, adesso qualcuno lo teniamo da mettere sopra, eh? Ok, e poi andiamo ad aggiungere i pinoli. Così. Ora vi preparo il piatto, che lo preparo giusto alla vista, ma poi dopo rimetterò dentro tutto al contenitore per il trasporto. Allora, io se dovessi servirlo ai miei ospiti, farei così. Metterei sotto l'insalata, perché poi magari la parte verde, se non la andiamo a mescolare, si mantiene croccante. Se invece la andiamo a mescolare tutta, un pochino si perde, no? Un po' il sapore. E poi vado. Grazie. Anche può essere l'insalata normale, può essere della rucola, capito? Ecco. Quindi abbiamo messo a farlo... pomodori secchi sott'olio, ceci, mirtilli, pinoni tostati, un po' di spinacino e poi le zucchine che sono crude, quindi le abbiamo lasciate mezz'ora sotto sale, poi abbiamo strizzate leggermente, le abbiamo lasciate un po' marinare con il succo di limone, il sale, un po' d'olio. Che buono. Se volete, senti, un po' Chiara, io devo dirti la verità, il pecorino non lo metto. Perché quando l'ho assaggiato era talmente buono che già così non lo metto. Poi cosa faccio? Stasera ai ragazzi glielo dico, se volete metterlo ognuno se lo aggiunge. Posso assaggiare ancora? Non mettete ciò. Ma perché io pensavo che non fosse, scusate, abbastanza deciso. Sì, questo è un piatto vegano, tra l'altro, perché lo sai Chiara che... Scusate, devo finire di mandar giù perché non è affatto bello. Sai che mi seguono tante ragazze che sono vegane e seguono le mie ricette perché dicono che poi le riescono a riadattare. Sì, e allora ho detto, vabbè, allora qualcuna ve la do già pronta così, visto che siete così carine. Avete... Oppure c'è chi ha amici vegani e si trova in difficoltà quando li invita a pranzo, a cena e non sa che cosa fare, che poi, voglio dire, basta togliere il formaggio. Però poi uno ha l'impressione che non sappiano di niente queste cose, invece sono buonissime. Quindi io mi fermo qua, che buono! Avete visto che non abbiamo messo neanche tanto olio, eh? Hai visto? Poco olio, è un piatto leggerissimo. E io che cosa volete che vi dica? Per me questo è il top. È un'insalata buonissima, particolare, perché quando viene in bocca il mirtillo... il pomodorino secco e non ci abbiamo messo niente. Siete d'accordo? Che dicono? Mi è piaciuta molto. Che a me piace sentire poi le loro cose. Allora, che vi posso dire? Adesso faccio la foto, poi metteremo sotto gli ingredienti, più o meno però regolatevi come quantità, a parte le tre zucchine, io vi dirò un po' così. E niente, continuate a seguirmi e ricordatevi che, posso dire, posso fare uno slogan? Prima mi sventolo un po' perché sto morendo da caldo. Dove c'è la mia ventola? Non ce l'ho più. Le ricette di Natalia sono sempre una garanzia. Una garanzia. Dobbiamo ricordarcela sta cosa. Le ricette di Natalia sono sempre una garanzia. Doveva esserci questo jingle, ma con il mio maestro casamento non siamo riusciti a prepararlo. Vabbè, comunque sono un po' stupidina, ma perché così ci prendiamo un po' in giro. Preparate anche voi questa insalata di farro perché è davvero, davvero buona. Perfetto, allora grazie a tutti per la compagnia, buon fine settimana. E scusate un po' per la stupidera, ma il caldo, il caldo. Ciao. Ciao a tutti.